E arrivo io. Arrivo io, segna Costa Volpino, più due per i bergamaschi. Grazie Fabrizio che mi hai tenuto in caldo il posto, ma all'esterno stavo parlando con un grande allenatore che poi vi dirò chi è. Finalmente un fallo subito da Masper a opera di Guerci, secondo fallo di Guerci. Due liberi per Cristiano Masper, non Cristiano Malgioglio, non Cristiano De André, ma Cristiano Masper. Oppa, il primo è corto, quindi niente pareggio per Legnano, al massimo si andrà a meno uno. Vediamo il libero di Masper. Op, buono il secondo, 43 Costa Volpino, 42 Royal Legnano. Dai ragazzi, dai ragazzi, difesa allungata per Legnano, palla che arriva in attacco adesso per i bergamaschi, sotto per il tiro dall'angolo. Qui c'è un fallo di Maiocco, per fortuna l'ho visto solo io. Poi c'è una palla persa da Costa Volpino, ha pestato la riga Furlanis. Quindi palla del possibile vantaggio per Claudio Sacco e compagnia. Maiocco, Maiocco per Claudio Sacco. Quintetto di Legnano con Rambaldi, Masper, Maiocco e Filiberto Dri, quindi quintetto base delle ultime uscite. Rambaldi, Maiocco da tre, segna! Federico Maiocco, e forse sì. Si sblocca l'ala col numero 9 e più 2 Legnano. Attacco di Costa Volpino, Guerci, Guerci, angolo per altro canestro facile di del numero 7 che è Mattia Baroni. 45 pari, Filiberto Dri, Dri per Maiocco, Maiocco per Masper, sempre contro Guerci, si gira Masper, tira, sbaglia, rimbalzo di numero 10 di Costa Volpino che diligentemente consegna la palla al proprio playmaker, poi la si sviluppa l'azione con ancora nell'angolo Furlanis, angolo opposto, e mamma mia ragazzi, tutti per terra, tutti per terra. Spintone subito da Rambaldi, l'arbitro fa segno a tutti di fare i bravi ma non fischia niente. Risultato 2 punti dal mezzo angolo per Mattia Baroni e più 2 per Costa Volpino. L'arbitro adesso va alla panchina di Costa Volpino a forse dire all'allenatore di mantenere viene anche da Croti. Ah sì, sta andando a spiegare che la prossima fioccano i tecnici come la neve il giorno di Natale. L'uomo avvisa, anzi, coach avvisato, mezzo salvato. Intanto siamo a meno due, Masper nell'angolissimo perché era proprio in fondo al campo. Dri, Dri per Masper, tiratore libero, Rambaldi libero nell'angolo! E la mette Rambaldi, più uno Legnano, bomba di Rambaldi, poi Croti continua a chiamare difesa, ma io sinceramente di difesa ne ho vista poca. Adesso siamo addirittura alla zona, la quale viene subito bucata da tre e più due per Costa Volpino. Sacco, Sacco si fa tutto il campo, poi trova Maiocco, Maiocco non sa chi darla, si butta dentro lui. Tira da lontanissimo e ovviamente un tiro mal consigliato da Maiocco e l'attacco di Costa Volpino. Arresto e tiro ancora per i bergamaschi, rimbalzo stavolta di Maiocco, sempre meno due per Legnano, ancora Maiocco, Maiocco per Sacco in angolo, poi palla sotto per sempre per Federico Maiocco che spinge un po', poi butta in aria un pallone senza alcun senso,
preda della difesa di Costa del Pino, che in questo momento mi pare che abbia in mano il bandolo della matassa. Sì, sicuramente Guerci si alza da mezzo angolo e non ci pensa due volte a realizzare il più 4 per i suoi, con comprensibile gaudium della panchina. Esatto, Sacco, arresto tiro, segna Claudio Sacco, ma non va bene così, non va bene. Non può Sacco fare il giro del campo, chiedere a tutti, tiri tu, no, tira, allora tiro io. Non va bene. Vorrei vedere un gioco corale decisamente migliore, però non l'ho visto, qui c'è un buco nell'aria, non lo vede nessuno. Gran palla per il numero 7 di Costa del Pino, e qui ci stanno. Barone segna due punti, si prepara a scomparire sulla sedia del campo, Maiocco si butta dentro e realizza di forza, poi chiede un fallo che non ottiene, anzi se non sta zitto tiene il tecnico. Meno due Legnano, la partita si è fatta un pochino più vivace, ma purtroppo siamo sempre sotto. Ancora dal mezzo angolo, ancora gran tiro di Costa del Pino, stavolta gli va male, rimbalzo di Sacco, Sacco per Dri. Masper viene spinto via, poi viene fischiato il fallo più veniale di Furlani. Maiocco esce, forse era l'unico momento in cui bisognava lasciarlo dentro, perché era piuttosto in trance agonistica. No, sta dentro Maiocco, sta dentro, esce Rambaldi e entra il buon Scomparin. Era da fischiare il fallo di Guerci su Masper, fallo di gioco onesto tra due giocatori esperti, te lo puoi aspettare, comunque era fallo. Invece è stato fischiato un sospiro di Furlanis, e vabbè, va bene anche quello, fa brodo come si dice. Maiocco ancora lui, realizza! Da due Maiocco, no, vengono dati tre punti. Due punti, scusa, hai ragione Fabrizio, due punti, sì, intanto fallo su Maiocco, non fischiato, Guerci dal mezzo angolo, stavolta fa buona guardia Masper, rimbalzo di Maiocco per Sacco, certo Maiocco rimbalzi ne ha presi tanti, e vorrei però una presenza più costante in attacco. Scomparin, la palla si ferma un po' dalle parti di Scomparin, poi va verso Filiberto Dri, che si è visto pochissimo. Maiocco ancora lui, si butta dentro, subisce fallo. Buona iniziativa comunque, buona iniziativa di Federico Maiocco, che deve darci comunque in termini di punti, terzo fallo di Furlanis, deve darci qualcosa in termini di punti. 54 pari, è stato corretto il punteggio, infatti giustamente come diceva Fabrizio il tiro di Maiocco era da 2, non da 3. Esce Furlanis, entra il giovane Scutiero, il quale male non aveva fatto, anzi ci aveva infilato un bombone appena messo piede in campo. Lunetta per Maiocco, buono il primo, più uno Legnano. Secondo libero per Maiocco, segno, più due Legnano, e forse è la partita di Federico Maiocco, questo speriamo. 56 per chi difende, 54 per chi attacca, che in questo caso è Costa del Pino, 4 da giocare. Masper contro Guerci, vediamo il duello dei vecchi morpioni. Palla sotto, stoppata di Maiocco, che poi si dispera perché ha stoppato e ha iniziato a disperarsi prima che fischiasse l'arbitro. Sapeva che esatto. Terzo fallo di Maiocco, l'arbitressa dice a Crotti: lei stia seduto perché il fischietto ce l'ho io, e anche una maglietta American Airlines, chissà che cavolo è, sono proprio curioso, guarda. Cercasi. Allora, lunetta per l'uomo con le scarpe di vernice blu, col numero 7 che risponde al nome, mi pare, di Baroni, che realizza il primo, sicuramente merito delle scarpe.
Esatto. Play. Buono anche il secondo, parità, parità a 3.58 da giocare nel terzo quarto, 56 pari, attacco di Sacco, il quale poverino non è uscito ancora un minuto, difesa di Costa Volpino, poi Maiocco da lontanissimo, lunga, rimbalzo di Baroni, riparte Costa Volpino, poi Scomparin si fa beffare dal primo passo di partenza del numero 10 di Costa Volpino, l'uomo con la barba che risponde al nome di Pignalosa, il quale guadagna due liberi, no, niente liberi. Laterale per Costa Volpino, cambio, esce un impalpabile Filiberto Dri, a dispetto del fisico possente, stasera è stato impalpabile come il talco Roberts. Marco Guerci, che pare faccia tutto lui, secondo me ha guidato anche il pullman a venire qui. Guerci, gran posizione, gran tiro, stavolta è sbagliato, ma ragazzi che tecnica. Sacco, Sacco per Masper, Masper mette giù la palla, poi si butta dentro e subisce fallo. No, 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 infrazione di passi. Terza infrazione di passi per Ma... No, però... sì, non ha protestato, però. Non ha capito niente. Ah, non ha capito, no. Adesso ho capito e se ne viene in difesa, tranquillo, per fortuna. Anche perché ha tre falli, è meglio che non si becchi il quarto come tecnico. Scutiero, 56 pari, gran tiro di Pignalosa, che stavolta non becca neppure l'anello arancione. Meno male, finché fermo non perdiamo. Attacco di Legnano, Sacco per Maiocco, Maiocco per Scomparin, Scomparin per Maiocco, ancora si butta dentro, perde palla ma gli viene toccata, la palla rimane a Legnano. La... no, è palla persa, è palla persa, no, no, se l'è portata fuori lui, il buon Federico Maiocco, quindi la palla in attacco per Costa Volpino. Op. Ancora Pignalosa che ancora fa su come vuole Scomparin col primo passo, poi Scomparin almeno riesce a buttargli adesso la palla e a guadagnare la rimessa. No, non la guadagna. No, no, l'arbitro ha sbagliato, ha sbagliato e si accusa dello sbaglio e ride, e ride, e ride. No, si sdrammatizza, poi Crotico lì gli dice ma cosa ci avrai da ridere, poi me lo dirai. Pescamente Scomparin, la palla stava uscendo. Ovviamente, come no, tutti, è riuscito a prenderla allora. Esatto. Fatta rimbalzare. Sull'avversario. Comunque due entrate di Pignalosa, due volte portato a scuola Scomparin. Attenzione perché... laterale, la rimessa deve essere fatta da lato, indica l'arbitro, non dal fondo. Tra l'altro, datosi la vicinanza dell'arbitro, abbiamo letto cosa ha scritto dietro la maglietta, c'è scritto A come A. A come A. A questo punto diventa un dilemma filosofico, perché se A è come A, supponiamo che B sarà come B, e via dicendo. Rimessa di Scomparin per Sacco, 56 pari, signore e signori, all'ascolto di Radio Punto. Masper, Masper per Sacco da tre punti, Claudio Sacco toglie le castagne dalla padella con i buchi di Crotti e porta più tre Legnano. Pignalosa, Pignalosa fuori per... ancora lui, Pignalosa, che è diventato un po' il cardine dell'attacco in questo terzo quarto, perde palla, gran recupero di Maiocco, vai Federico. Sacco, Sacco, palla nell'angolo per Maiocco, il suo tiro è lungo e rimbalzo indovinato un po' di chi, di Pignalosa, che si dimostra anche giocatore con senso tattico, perché era esattamente al posto dove è caduta la palla.
Arresto e tiro per il numero 6 di Costa del Pino, che però non si fida. Difesa di Legnano discreta in questa azione, poi prende una legnata Scutiero, l'arbitro non fischia niente, ben per Legnano, può ripartire Sacco. Sacco, Masper perde la palla, poi la recupera, poi la riperde, poi vediamo se gli fischiano qualcosa a favore. Adesso la prende, se la può attaccare la palla. Sì, viene fischiato un fallo a favore di Masper, meno male, perché aveva perso e riguadagnato la palla tre volte. Esce un buon Federico Maiocco. No, minuto, si sono accorti tutti meno gli arbitri. 59 Legnano, 56 Costa del Pino, a un minuto dal termine del terzo quarto. Ho rimesso gli occhiali, così tutte le volte che devo dire Pignalosa non lo devo guardare sul foglio statistico. Sì, intanto abbiamo anche un separietto a luci rosse, perché abbiamo visto le mutande di Rambagli che stava sistemandosi i pantaloncini. Ne facevo volentieri a meno, sinceramente, ma in un palazzetto, in un incontro con una diretta radio, succede anche questo. Dobbiamo segnalare le cose interessanti a qualcuno, penso che possano interessare l'intimo di Rambagli. A noi sinceramente no. Si riprende con Cotani in campo al posto di Maiocco, quindi coppia di lunghi pressoché inedita per Legnano. C'è da decidere, Masper non può fare l'ala sicuramente, quindi lo farà Cotani. Rimessa dal fondo per Claudio Sacco per il fallo guadagnato precedentemente da Masper, un assembramento di uomini in un fazzoletto di campo, la palla esce per Corno, Corno ancora per Sacco, Sacco per Masper, lontano da canestro, si svita bene, subisce fallo, non realizza, ma subisce fallo Masper, grande giro sul perno di Masper, che è la cosa che sa fare meglio. Normalmente questi sono due punti, ci dobbiamo accontentare di due liberi, i quali si spera vadano a bersaglio. Cristiano Masper in lunetta, Cotani ha chiesto all'allenatore qual era la difesa da eseguire dopo, probabilmente era assente nella lezione. Buono il primo di Masper, più 4 Legnano. Secondo libero per Masper, a segno, più 5 Legnano, 61 Royal Legnano, 56 Vivi Gas Costa del Pino, il quale riparte in attacco con Andrea Piazza a menare le danze. Finta su Sacco, grande entrata di Piazza, ragazzi, tecnica individuale eccezionale di Piazza, che con una finta ha lasciato lì Sacco, è andato a depositare il meno 3. Corno, anche lui si butta dentro, realizza, bravo Alessandro, ottimo di stile, sì, con proiezione a canestro di sinistro di Alessandro Corno, che ha dimostrato una tecnica anche direi inaspettata per un ragazzo giovane come lui. Piazza contro Sacco, stavolta non si fa battere, poi palla nell'angolo. E finisce il quarto, noi eravamo intenti a dire delle stupidate e non ci siamo accorti che stava per finire il terzo quarto. E questa volta è finito un tempo. Più 5, Royal Legnano, 6-3, 5-8, a me un foglio statistico, grazie. È in stampa, vedo. È in stampa, sì, perché vediamo le lucine. Esatto, diamo un po' di numeri, anche non abbiamo concorrenti a foglio statistico, il primo arriva a noi bello caldo di stampante, sempre 2 per Dri, 7 per Scomparin, 2 per Oli, 7 Rambaldi, Maiocco è arrivato a 14 punti con 8 rimbalzi,
11 per Sacco, 10 Masper, 7 Corno, 3 Cotani, abbiamo 3 uomini in doppia cifra, come ne ha 3 anche Costa Volpino, che sono Baroni con 14, Drigo con 10 e Marco Guerci con 18, con però solo 2 rimbalzi Marco Guerci. A rimbalzo abbiamo anche recuperato, siamo più 3 per noi con 8 rimbalzi di Maiocco e 3 di Cristiano Masper, 4 di Rambaldi, che si dimostra discreto rimbalzista. Percentuale di tiro discreta, siamo andati al 58% contro il 45% di Costa Volpino. Vediamo la valutazione complessiva, per ora siamo avanti, anche nel punteggio siamo avanti, speriamo bene. Sì, Sacco l'avevo fatto notare io poco fa, non ha messo mai il sedere in panca, si vede che per Crotti è giocatore indispensabile, infatti è comunque, senza nulla togliere la Doro, l'unico playmaker che abbiamo. L'anno scorso le varianti erano diverse avendo Stefano Leva. Quintetto con Simone Cotani, Claudio Sacco, Andrea Scomporini, Alessandro Corno e Cristiano Masper. Quintetto di Costa Volpino con Pignarosa, Guerci, numero 7 che è Bargoni, Furlanes e il numero 6 che è Andrea Piazza, prima palla del quarto per Legnano, Cotani per Scomporin, esce Sacco dei blocchi, riceve, va Cotani a piazzarsi nell'angolo, palla per Corno da 3, lunga, rimbalzo di Costa Volpino, toccano un po' tutti la palla, Scomparin prova a dire non l'ho toccata, l'arbitressa non ci casca e consegna la palla a Costa Volpino, che riparte nel suo attacco. Pignarosa è marcato da Scomparin, vediamo se avrà più successo di Sacco. Grande entrata di Drigo, ma gran difesa di Cotani e poi contropiede di Legnano, gran contropiede di Scomparin, palla al volo, 2 punti di Scomparin di ottima fattura, buona anche la difesa di Cotani prima, qui fallo fischiato a Cotani che ha messo il blocco, come si suol dire, ha cercato di aggiustare il blocco nel momento in cui l'avversario usciva. E fallo di Cotani, più 7 Legnano, ma la partita assolutamente non è finita, anzi la partita è vivissima con possibilità di vittoria per entrambe le compagini. Palla in attacco per Costa Volpino, esce addirittura in punta Cotani a difendere, poi va a riprendersi il suo uomo che tira da 3 per non avere problemi fisici, sbaglia, rimbalzo di Masper, dai ragazzi! Palla del più 9 e più 10 per Legnano, vediamo Sacco cosa estrae dal cilindro, pendolo di Scomparin che non riceve, Cotani sotto, marcato da 2, Scomparin ci prova lui da 3, il tiro è sbagliatissimo, purtroppo la palla rimane a Pignarosa che subisce fallo da Cotani, stavolta netto, velocissimo Pignarosa, aveva ancora una volta col gioco di gambe beffato la difesa, poi per ultimo si è messo davanti Cotani, è solo il secondo fallo per il numero 17 di Legnano. Il primo è corto, signor Pignarosa, torna il prossimo giro, grazie. Prossimo giro che è subito tra l'altro, quindi non è che è molto da aspettare. Oppa, questa volta è buono. Più 6 Legnano, 6-5-5-9, dai ragazzi, su. Sacco la dà a Corno, poi va per riprendersela, ma Corno se la tiene, si butta dentro e subisce fallo. Poi Cotani ha qualcosa da dire all'arbitro, non sappiamo bene cosa, si mette in mezzo Masper, forse ha ricevuto anche lui una spinta, a parte che grosso com'è,
anche questo parietto, questo passo. Sì, abbiamo Cotani abbassato a metà a parlare con l'arbitressa. Due liberi per Alessandro Corno. L'arbitrasso decide che si può giocare, consegna la palla a Corno per il primo libero da Alessandro. Buono il primo, 6-6 a 5-9, vediamo il secondo libero. Secondo libero per Corno, play, 2 su 2, 6-7 Legnano, 5-9 Costa Volpino, più 8 Legnano, tutto praticamente il quarto da giocare, ma a più 8 ci siamo arrivati. Scomparin marca Pignarosa e poi cosa succede? Fallo di Scomparin. Fallo di Scomparin. Sì. Fallo del numero 6 bianco, spinge, laterale rossa, esce Cristiano Masper e rientra un positivo finalmente questa sera Federico Maiocco, con grinta, rimbalzi e anche qualche bomba al momento giusto. Laterale per Costa Volpino, va Furlanis a fare la rimessa con Corno che gli balla davanti, Pignarosa dall'angolo, segna! Ragazzi, ragazzi, che tiro! Più 5 Legnano, Pignarosa indisturbato, ma non ci ha pensato un secondo, ha ricevuto, ha alzato la mano. Mamma mia, bel giocatore veramente. Maiocco, Maiocco da sotto, realizza! Gran giro sul perno di Maiocco, così ragazzi, così! Più 7 Legnano! E ragazzi, si fanno coraggio da soli, evidentemente qualcosa nella testa da sbloccare c'è. Drigo, Drigo con 4 falli contro Maiocco, sbaglia, rimbalzo di Corno, c'era il fallo di Maiocco, io l'ho visto, tu l'hai visto? Silenzio, l'arbitro non ha visto. Sacco, Sacco, porta palla, poi aspetta il blocco di Cotani, poi va dall'altra parte, angolo, tecnico, tecnico per simulazione a Piazza da Furlanis. Abbiamo visto finire anche la scorsa partita, tecnico per simulazione. Sì, tecnico per simulazione a Furlanis. E minuto. Sì, tra l'altro mi pare di aver letto da qualche parte che nell'ultima riunione arbitrali è stato deciso di essere più rigidi col tecnico per simulazione per cercare di tutelare un pochino l'attaccante, altrimenti sfondamento era troppo facile. Io sto lì, ti aspetto, quando ti vedo arrivare mi butto per terra. Poi tra l'altro aveva liberato il tiro, si aveva segnato Corno, aveva segnato Corno, infatti la panchina di Legnano ha fatto un timido segno di buono il canestro, ma ragazzi, non c'è stata trippa per gatti, come si suol dire, ci accontentiamo dei due liberi e la palla a lato. Potrebbero comunque darci un piccolo margine di vantaggio per fare in modo che magari ci si sblocchi ulteriormente. Comunque 7 sopra a 7 sopra. Sì, ci fanno un punto a minuto e vanno pari. Bene, due liberi per Claudio Sacco, Cotani va intanto a metà campo a aspettare l'esito dei liberi per avere poi la palla in seguito al tecnico. Sacco mette il primo, più 8 Legnano. Più 9 Legnano, due liberi a segno per Claudio Sacco e poi ci sarà la palla a lato a conclusione della sanzione del fallo tecnico per simulazione. L'arbitro si allontana da Cotani, poi gli dà la palla, si riprende Claudio Sacco, chiama il gioco, passa da metà campo, palla per Maiocco, Maiocco fuori per Corno, Corno per Sacco, nessuno va a ricevere, blocco di Cotani, poi angolo opposto, ma voluto troppo Claudio Sacco, arriva Pignarosa come Zorro e si frega la palla e se ne va. E poi il tiro è lungo però per Costa Volpino, che in queste due o tre azioni ultime ha perso un po' il bandolo della matassa, che ha conservato
per quasi tutto il partito, solo col tiro dall'angolo di Pignorosa a freddo. Intanto altra palla persa da Sacco, sono due, ma Claudio Sacco non può far 40 minuti in campo, no, infrazione di passi fischiata a Pignorosa che aveva comunque realizzato da tre. Questa volta ci è andata bene. Ma secondo me Claudio Sacco non ce la fa più. Finché è durato? Eh beh, esatto. Forse. Ma io dico che forse sul più 9, vediamo come finisce questa azione. Corno dall'angolo, un corta. Dicevo, sul più 9 forse era il caso di dare un minuto o due di riposo a Sacco. Guerci fuori per passi, questi sono passi, caro Furlani, se anche grossi ti è andata bene. Gran difesa di Cotani che va per terra ma riesce a recuperare il pallone. Regnano in attacco, palla per Maiocco chiama a sé Claudio Sacco, che poverino, credo che ogni passo che faccia sia, poi trova la forza per un uno contro uno, poi si ferma Cotani non tira, la dà a Maiocco Cotani, adesso tira lui, il tiro è lungo. Più 9 sempre Legnano e 5 da giocare. Guerci contro Cotani, si svita Guerci, ma la difesa di Cotani è buona, secondo l'arbitro no, secondo l'arbitro è fallosa, secondo noi era discreta. Sacco non ce la fa più decisamente, terzo fallo di Cotani. Sacco approfitta di ogni pausa per andare a riposarsi, perché entra Filiberto Dri, almeno Filiberto Dri sul cubo dei cambi, entra finalmente al posto di Sacco, anche Crotti si è accorto che il suo numero 10 è stanchissimo. E ha dato un volto, sì. Marco Guerci in lunetta, 5-14 da giocare, solo due falli commessi nel quarto da Costa Volpino, già in bonus Legnano. Guerci segna il primo. Secondo libero per Marco Guerci. Oppa, buono anche il secondo, 7-1 Legnano, 6-4 Costa Volpino, più 7 per i ragazzi di Crotti. Maiocco per Cotani per Filiberto Dri, che oggi si è visto veramente poco. Fallo in attacco fischiato a Filiberto Dri, che adesso si è fatto notare, sì, ma purtroppo non per una cosa positiva. Ed è terzo fallo anche di Dri. Sì, in effetti non ci ha dato molto. Attacco di Costa Volpino sul meno 7, palla in mano, ancora 4.50 da giocare. Furlanis prende il blocco, si butta dentro, sempre seguito da Maiocco, buona difesa di Maiocco, ma Furlanis è fortunato e poi è sfortunato perché la palla gli era capitata in mano a un metro dal ferro, ma non è riuscito a segnare, ha preso il quadratino che tiene il canestro e è carambolata la palla in mano a Maiocco, con i ringraziamenti di tutta la panchina di Legnano. Filiberto Dri si butta dentro, lunga, la rimbalzo di Cotani che va a realizzare due punti di Cotani di pura forza fisica. Più 9 Legnano, 4 da giocare. E poi recupera ancora palla Simone Cotani, ottime azioni di Cotani, uno in difesa, uno in attacco. Maiocco per chi? Per Scomparin. Corno, 6 secondi per tirare,
fallo fischiato a Pignarosa e canestro di corno non valido. Esce Simone Cotane, sì. Sì. Minuto di sospensione chiesto da Costa Volpino. Sacco a dare il 5 a tutti da buon capitano. Anche Maiocco oggi ha fatto il suo. Sì, non si è visto più Rambaldi. Sì, 4 minuti, no, meno, 3 e mezzo. 3.37 per la precisione da giocare. 7-3 Royal Legnano, 6-4 Vivi Gas Costa Volpino, più 9 per Legnano. Vediamo che quintetto adesso Crotti manderà in campo. Intanto è già rientrato il quintetto di Costa Volpino, entra Cristiano Masper, entra anche Claudio Sacco, entra Filiberto Dri, entra Federico Maiocco e Andrea Scomparin. Panchina per Cotani e per Rambaldi già da tempo, e anche per Alessandro Corno. Dri per Scomparin, Scomparin per Sacco, blocco di Masper, Sacco gli gira intorno, poi sarà costretto a tirare perché il tempo passa. Infatti tira, rimbalzo di Masper, bravo Cristiano, rimbalzo d'oro questo che garantisce un secondo possesso offensivo legnano. Sacco subisce fallo non fischiato, Maiocco per Dri per Masper contro Guerci, realizza Cristiano Masper, più 11 legnano, 3 minuti da giocare. Furlanis contro Scomparin, palla fuori, qui devono tirare, infatti tira, tiro corto, rimbalzo di Maiocco che poi perde la palla con Crotti, arrabbiatissimo perché non è stato eseguito il taglio fuori, la palla era praticamente già in mano di Maiocco ma non c'è stato taglio fuori, per cui l'avversario ha avuto la possibilità di andare a contestare il possesso a Maiocco. Adesso l'arbitro che ride fa asciugare il pallone. Esatto, una nuova specie, l'arbitro Ridens. Poi pallone asciugato, vediamo se è stato asciugato a norma, sì, è asciugato. Può rientrare in campo, è rimessa dal fondo per Costa Volpino, 2.48 da giocare, 11 da recuperare per i bergamaschi. Scutiero da lontanissimo, non prende neanche il ferro. Maiocco per Scomparin, super blocco di Masper. Scomparin per Sacco. Sacco è braccato da due avversari, poi la dà Maiocco che si alza da tre, tiro lungo, stavolta rimbalzo di Furlanis che pompa il contropiede, fallo di Sacco che ha fermato il contropiede di Costa Volpino. Avrà due liberi Furlanis che è in campo con quattro falli anche da parecchio tempo. Secondo fallo di Sacco, cambio per Legnano. Esce Dri, entra Alessandro Corno. Primo libero. Sì, perché il primo libero di Furlanis è stato in vero bruttino. Secondo è a segno. 10 punti esatti di differenza, più 10 per Legnano, 7-5, 6-5, angolo per Scomparin che fa vedere il ferro alla palla, poi torna indietro Masper contro Guerci, fallo non fischiato su Maiocco, stavolta era grosso, poi recupero di Sacco, clamoroso recupero di Sacco, vai Claudio! E poi passi di Scomparin che rovinano tutto.
Sì, sì, clamoroso, come era clamoroso il fallo subito da Maiocco sotto canestro. È stato buttato là senza tanti complimenti, anzi senza nessun complimento, con l'arbitro a un metro e non ha fischiato niente, e Maiocco era ben donde di lamentarsi, cosa che puntualmente ha fatto, e puntualmente, come accade in queste situazioni, non è stato ascoltato. 10 punti, quelli di distanza diciamo che a 2 minuti dal termine siamo quasi tranquilli. E quasi, caro Fabrizio, sai che abbiamo visto, sì, abbiamo visto dopo la batosta di sì, oggi diciamo che esatto, esatto, con 75 punti segnati, che per la categoria vanno più che bene, grazie anche a finalmente il contributo in attacco dato da Federico Maiocco, che era un po' mancato nelle prime uscite di campionato. Un pochino in ombra Masper, si è visto per un rimbalzo importante e poco altro, un tiro dal mezzo angolo. Con le altre due partite meno canestri da tre, perché hanno girato di meno gli avversari? Beh, guarda, difendere sul tiro da tre, se preparato bene, è un po' difficile perché è talmente lontano dall'uomo normalmente, però sì, abbiamo subito meno tiri da tre, anche perché probabilmente io è la prima volta che vedo giocare Costa del Pino quest'anno, e forse il tiro da tre non è la loro specialità. Guerci, Guerci da sotto, subisce fallo. Fallo di Masper. Quarto fallo di Masper. Sì, quarto fallo di Masper. Ecco, diciamo che effettivamente non è che abbiamo difeso sto granché, però insomma l'importante, diciamo, non si poteva fare tanto i preziosi dopo aver subito due sconfitte anche abbastanza pesanti. Diciamo che l'importante era portarne a casa una. Esatto, intanto Guerci sbaglia un libero. Anche se qualche segnale si è visto, qualche segnale di ripresa. Secondo libero per Guerci, stavolta è a segno, meno 9, Costa del Pino, 1.45 da giocare, Maiocco, Maiocco per Sacco, Sacco passa la metà campo, anzi no, la passa Maiocco in palleggio, la dà a Corno, Corno per Sacco, Sacco in angolo per Scomparin che non tira, la ridà al playmaker. Ancora Corno, Corno sotto per Masper, Sacco adesso tirerà il tiro lungo, ma la palla è conquistata da Legnano in attacco. Scomparin per Sacco, applausi del Palo Parma. Sacco subisce fallo che viene fischiato dopo un quarto d'ora, perché la palla ha già toccato altre due mani. Poi l'arbitro si vede che l'aveva fatta grossa e ha detto no, no, questo è fallo, lo fischio. Laterale, non liberi, Sacco chiede i liberi, infatti Sacco è in lunetta, ancora lì a aspettare di tirare dei liberi. Esatto, due liberi, aveva ragione Sacco, che pare ne sappia più degli arbitri, anzi sono sicuro che ne sa più degli arbitri. Sì. Due liberi per Sacco, 1.15 da giocare, più 9 Legnano, più 10 in questo momento col libero realizzato da Claudio Sacco. Secondo libero per il numero 10 di Legnano, sbagliato, rimaniamo più 10, 1.14 da giocare, contropiede di Costa del Pino, dopo il rimbalzo di Guerci. Corto il tiro del numero 7 di Costa del Pino, che poi ha qualcosa anche da dire a Maiocco, ma rimbalzo preso da Masper. Masper per Maiocco, Maiocco mette giù la palla, la ridà a Sacco, qui c'è un fallo non fischiato. Sacco si butta dentro nell'angolo, Scomparin non può non tirare, tira e segna! 3 punti Andrea Scomparin, e partita chiusa, speriamo, anzi 40 secondi da giocare, più 13 Legnano. E come si suol dire, mamma butta la pasta, perché
qui c'è un fallo fischiato a Scomparin su Andrea Piazza. Poi il coach Crotti chiama a sé a consulto Maiocco, il quale però pare non gli dia molto retta, anzi se ne va proprio. No, assolutamente. Più 13 Legnano, due liberi per Costa Volpino, col numero 6 Piazza. Assegna il primo. Supply. 2 su 2 per Piazza, 36 secondi da giocare, Masper per Sacco, Sacco per Maiocco, Legnano supera il tentativo di pressing di Costa Volpino, corno per Sacco. Sacco per Maiocco, fanno girare la palla, 9 secondi per andare al tiro, dietro la schiena, Sacco per Maiocco, ancora lui dovrà tirare, infatti tira lui, viene stoppato, troppo forzato, però 10 secondi da giocare, ultimo tiro, Scutero da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo di Guerci che è l'ultimo ad arrendersi e segna il 79-70, 2 secondi, 1 secondo, finita Royal Legnano 7-9, Vivigas Costa Volpino 70, e usciamo dal tunnel e rivediamo un po' di luce con